Ora ci siamo in una fase di stallo. Avete avuto un giorno in più del solito per trovare il titolo corretto di solo risposte sbagliate, eppure nessuno ha scritto il nome giusto, anche se c'è chi ci è andato molto vicino, più o meno. Poi lasciatemelo dire. Troppi Golf of War, God of Golf e così via. Bisogna essere molto più creativi se vogliamo conquistare in modo non violento internet.poro. Ci sono stati dei guizzi geniali, ma comunque rimaniamo bloccati qui. Quindi riproviamoci. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. I will never forget this day. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non essere vittima degli scalper. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché torneremo a commentare le notizie del giorno. Ci sono nuovi rumor riguardanti il film di Super Mario, un leak interessantissimo sul PlayStation Plus e bisogna discutere anche del successo di Sonic Frontiers. Tutto questo in un'unica puntata, incredibile! Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione, io ho detto tutto, let's go! Novembre è il periodo poraccio per eccellenza, e non solo perché fra poco sarà il mio compleanno, ma soprattutto perché ci stiamo avvicinando non al Black Friday, ma alla settimana del Black Friday. E già da domani l'eShop ospiterà una nuova campagna sconti che immagino durerà fino alla fine della prossima settimana. Come al solito farò un video dedicato al riguardo dove tramite Deco Deals andremo a vedere quali sono le migliori offerte del momento. Ma il Black Friday non è un'esclusiva Nintendo e soprattutto se siete giocatori che prediligono le copie fisiche, vi ricordo di entrare nel gruppo Telegram delle offerte poracce perché durante la prossima settimana vi segnalerò nel modo più tempestivo possibile tutte le offerte di Amazon sul gaming. Questo è il momento giusto di fare dei bei recuperoni o anche di anticipare qualche regalo di Natale, cercando ovviamente di spendere il meno possibile. Ma siccome vi dicevo che questo sabato sarà il mio compleanno e ho deciso di farvi sentire vecchi a tutti quanti, non so se vi rendete conto, ma Xbox Live compie 20 anni. Probabilmente questo servizio è stato l'apporto fondamentale di Microsoft al mondo del gaming e la prima Xbox verrà ricordata soprattutto per questo, per aver diffuso in modo capillare internet sulle console e aver fatto evolvere i gamer casalinghi dal multiplayer da divano a quello online. E se vogliamo dirla proprio tutta, ma tutta, quello che 20 anni fa offriva in modo rivoluzionario Xbox Live, oggi manca in alcuni servizi in abbonamento che ancora fanno fatica nel 2022 ad offrire funzionalità base come chat vocali e lobby tra amici. C'ho una tosse pazzesca. Nel mentre eravamo tutti concentrati a fare le prediction sui The Game Awards e sul GOTY 2022, e se non lo avete fatto recuperatevi immediatamente il video di ieri, sono state aperte le prenotazioni per PlayStation VR 2, la nuova generazione di realtà virtuale Sony che costa più della console necessaria per poterla utilizzare. Mentre in America le prenotazioni tramite il portale PlayStation sono andate in modo abbastanza disastroso, neanche si trattasse del My Nintendo Store e gli scalper ne hanno approfittato per riproporre il visore a prezzo maggiorato su eBay, qui in Europa, o almeno in Italia, al momento in cui sto registrando, da GameStop il PSVR 2 è acquistabile in prenotazione senza troppi problemi. Mi sa che il prezzo base è un bel problema anche per i bagarini. Voi poracci avete investito questi 600 euro da early adopter? Bene, passiamo alle notizie del giorno e sono qui per dirvi di tenere gli occhi aperti perché il prossimo trailer del film di Super Mario potrebbe essere molto più vicino di quello che credete. Si tratta di un rumor, ma direi che lo scenario sembra abbastanza credibile. Su Twitter infatti un utente ha scoperto che il British Board of Film Classification, l'ente che si occupa di stabilire l'età consigliata per il pubblico di ogni film, insomma il corrispettivo inglese cinematografico del PEGI, ha appena pubblicato la classificazione di quello che sembra essere un trailer inedito del film di Super Mario. La scheda è stata pubblicata l'11 novembre, lontana dall'uscita del primo trailer di ottobre, e riporta una durata di circa 1 minuto e 30 secondi.
fondi. Inizialmente sul sito veniva riportata la presenza anche di Anya Taylor-Joy e Seth Rogen, ma ora il cast citato si limita a Chris Pratt, Charlie Day e Jackie Black. Quindi non è chiaro se nell'eventuale secondo trailer verranno mostrati nuovi volti come Peach e Donkey Kong. La data più plausibile per la pubblicazione di questo trailer, come suggerito dall'utente che ha fatto partire la segnalazione, è quella dei The Game Awards, quindi la notte dell'8 dicembre. Avrebbe perfettamente senso una presenza di Nintendo in questo contesto, soprattutto perché ci avviciniamo sempre di più all'uscita del film nelle sale e le tempistiche di promozione si allineano perfettamente con i TGA. Quindi, secondo voi, vedremo il nuovo trailer di Super Mario ai The Game Awards 2022? Soprattutto, cosa vi piacerebbe vedere in questo secondo filmato? Ultimamente stiamo discutendo molto del nuovo PlayStation Plus diviso nei tre tier di Essential, Extra e Premium. In particolare perché il livello più alto è in realtà quello meno appetibile, complice soprattutto un'offerta retro gaming molto scarsa a livello quantitativo. Se però state pensando di abbonarvi al servizio di Sony o siete in procinto di rinnovare l'abbonamento, aspettate un attimo perché potrebbe esserci una promozione molto allettante dietro l'angolo. Avete presente il sito di D-Labs, no? Quel portale dove l'utente Bill Bilkun riesce sempre a leccare con grande anticipo i giochi offerti mensilmente agli abbonati del PlayStation Plus Essential. Bene, anche questa volta D-Labs è riuscito a anticipare Sony, ma non si tratta di un leak della lineup dei giochi omaggio, ma più che altro di una campagna sconti che andrà a interessare gli abbonamenti del Plus in occasione del Black Friday. Secondo queste indiscrezioni, le offerte saranno attive dal 18 al 28 novembre e permetteranno agli utenti di sottoscrivere degli abbonamenti annuali con il 25% di sconto. Questo significa che un anno di PlayStation Plus Essential verrà a costare 45 euro, l'Extra 75 euro, mentre il Premium 89. Uno sconto niente male che speriamo si riveli corretto. In fondo Sony ha sempre scontato il Plus prima che venisse rinnovato e un'offerta del genere rende sicuramente più appetibili i livelli superiori dell'abbonamento. Chiariamoci, l'Extra rimane comunque diverse spanne sopra rispetto al Premium per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, però se siete incuriositi dal catalogo dei classici e dallo streaming dei titoli PS3, questa potrebbe essere la volta buona per abbonarvi al Premium. E chiudiamo tornando a parlare di Sonic Frontiers, il titolo più discusso di questi ultimi mesi. I pareri intorno al nuovo Sonic in 3D sono molto altalenanti, la versione Switch è tutt'altro che virtuosa e in più l'essere uscita a ridosso di God of War non ha certo aiutato le vendite. Eppure la mascotte Sega non vuole mollare. Se andiamo quindi ad analizzare i dati di vendita del Regno Unito per quanto concerne la settimana passata, scopriremo che Sonic Frontiers è riuscita a posizionarsi appena sotto al podio dei titoli più venduti, entrando di prepotenza in classifica anche sopra veri best seller come Mario Kart 8 Deluxe e Splatoon 3. God of War, Call of Duty e FIFA 23 dominano la classifica, eppure Frontiers sta lì, nonostante tutte le critiche e i dubbi sollevati intorno al nuovo episodio in 3D. Un dato molto interessante è che nonostante la versione Switch sia quella nettamente peggiore tra tutte quelle disponibili, risulta comunque una delle scelte preferite, tanto che il 34% degli utenti ha acquistato Frontiers su console ibrida. Solo la versione PS5 si è dimostrata più popolare, registrando il 40% delle copie totali. Dati di vendita a parte, è chiaro che quello di Frontiers sarà un passaggio fondamentale per la serie e il suo futuro. Mentre iniziano a essere proposti i primi DLC gratuiti, come quello in collaborazione con Monster Hunter, fanno ben sperare le parole del team di sviluppo. Il director Morio Kishimoto ha fatto sapere sui social di essere estremamente grato per il feedback ricevuto e che l'approccio open zone di Frontiers è solo un primo passo per portare la serie verso vette mai raggiunte. Inoltre Kishimoto ha detto di essere molto attento e ricettivo nei confronti delle critiche mosse al titolo, consapevole che il gioco debba essere aggiustato sotto numerosi aspetti e che la strada da fare sia ancora tanta. Questo mi sembra l'approccio giusto e, visto che in questi giorni sto giocando a Frontiers, mi ritrovo completamente d'accordo in questo ragionamento. Sarà orrendo da vedere, traviato da scelte discutibili di design, ma Frontiers mi sta divertendo parecchio e vedo nel gioco un grandissimo potenziale. Voi poracci vi aspettate
aspettavate questo successo da parte di Frontiers e soprattutto se lo state giocando, che cosa ne pensate? E questo per oggi era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video e non perdetevelo perché all'interno ci sarà un annuncio molto importante. Voi nel frattempo però mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo soni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Mario, Michele Sonic, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ma c'è qualcosa di diverso? Sembro in HD.